Buonasera e benvenuti al Circolo Ciriaci di Roma per la 10ª giornata di Serie A. Baci Immobiliare incontra il NES Calcio 8, la 5ª contro la 10ª, una 5ª però che si è ritrovata tale soltanto dopo la sconfitta con il Cotton Club e vuole subito riacchiappare il gruppo in testa alla classifica. E quale anno? Andiamo subito a leggere intanto le liste dei convocati dai due allenatori, Dupachier e Benedetti, cominciando come al solito dalla formazione di casa con la Baci Immobiliare di mister Matteo Dupachier, che schiera Ripani in porta, poi Cacciaglia, Ponziani, Gianluca, Cardinali, Lanzi, Caponetti, Morezzi, Tombesi, Placido, Matteo Ponziani con la 18, risponde Alessandro Benedetti col suo NES, con Merciano in porta, Palmieri, De Paulis, Valentini, Cosimi, Pennacchia, Marcella, San Marco e Trevisani. Arbitri che si sono già posizionati, tocca soltanto il pallone che è fra i piedi di Cardinali e arriva soltanto adesso dalle parti di San Marco, che toccherà il primo pallone per Marcella. O meglio sarà il contrario, Marcella per San Marco e poi palla all'indietro. Portiere. Comincia in questo momento con circa un quarto d'ora di ritardo rispetto all'orario programmato. Baci Immobiliare contro NES Calcio 8, che muove il primo pallone girandolo per Trevisani. Palla profonda, poi il tiro troppo alto, va Ripani con le mani, provato il NES a dare la prima scossa a questa partita, con Benedetti che chiede giustamente ai propri ragazzi di calciare anche se da lontano. Cosimi ascolta il proprio mister, prova a calciare in porta, pallone rimpallato, allora Cacciaglia per Cardinali, palla profonda per Placido che non arriva. Palla sulla sinistra per il NES. Stai Ugo? Buon André! Palla toccata male per un compagno, Morezzi si gira bene come al solito con la sua classe, poi non riesce ad andare via alla difesa del NES che blocca l'avanzata del capitano del Baci. Trevisani all'indietro, De Paulis, Lanzi, Cardinali. Qui siamo permalosi. Bravo Lallo! Stoppa male Pennacchia, chiedono un fallo di mano. Bravo Anthony, bravo! Quelli della Baci che poi provano con Tombesi a verticalizzare per Ponziani. Porta la porta, Ugo! Evidentemente consanguineo di Gianluca. Colonna già da tempo di questa squadra, ma che ha cominciato questa gara in panchina. Passate un po', Penna! Bravo, bravo, abbassala, abbassala, Merciano. Sì, porti, porti via, bene, bene. Ancora, richiama, 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 Penna! Bene! Pennacchia! Lungolina, lungolina, lungolina! Palla bassa mentre è stata spenta una delle illuminazioni qui al Circolo Ciriaci. Palla intanto giocata sulla destra che viene per un attimo agganciata da Cosimi, non abbastanza però per rimetterla dentro dalle parti di Ripani che va adesso con le mani a servire Tombesi. 3 minuti di gioco, buona apertura questa per Daniele Placido sulla destra, stoppa il pallone, vertice dell'area di rigore, entra Placido, palla troppo alta. Dai Lallo! Merci, chiamate Merci! Fatta sentire! Merci! Fatta calcio sentire! D'angolo, c'è Andrea Lanzi sul punto di battuta per il primo angolo dell'incontro. Ma con il destro Lanzi non trova dentro un compagno, ma va subito a recuperare il pallone, a servirlo per il proprio numero 7, Cardinali, che mette dentro. Bravo, bravo! Spallatina
assolutamente regolare a Daniele Placido, tanto per togliergli il tempo per il tentativo di stacco. Allora palla al Ness che la giostra. Lanzi, niente tocco di mano ravvisato al direttore di gara, calcio di punizione, attenzione a Mauro Morezzi che si sta rialzando e che ha un buon destro per concludere con la specialità della casa, ovvero il calcio di punizione. Manu, Casimi, portalo via Ugo, portalo via Ugo, portalo via. Si allontana, per la verità, Mauro Morezzi, c'è Cacciaglia, c'è Tombesi, c'è Andrea Lanzi, eccolo che torna Morezzi intorno al punto di battuta, non sembra però intenzionato a voler calciare. Cacciaglia molto più in posizione rispetto al proprio capitano che ora va a sistemarsi dietro la sfera. Parte Cacciaglia però. Dai, bravi. Dai. Primo tentativo pericoloso, deviato però a qualche metro dalla porta difesa da Merciaro. Lanzi anticipato. Bravo Antoni. Subito fuori, subito fuori, bravo. 10. Sei Marco. Come entra? Come entra? Vai, giocando. Ma se gira, gira Antoni. Da. Cacciaglia che appena puntato la conclusione da calcio da fermo. Bravi. Marzi, dai subito il passaggio appena è. Chiamalo, dai il passaggio. Bravo Venna. Allora abbassate poco. Marcella che stoppa, si gira bene il numero 9, braccato da Daniele Placido che non gli porta via il pallone, aveva dato l'impressione di avercela fatta. Poi il Ness insiste sulla mancina, entra in area di rigore, porta quasi sguarnita, Ripani risponde in qualche modo, poi ribadisce in rete Marcella per l'1-0 degli ospiti. Bene, continuiamo, dai a Marcello, bravo, continuiamo, dai. Di fatto alla prima vera occasione per i suoi. Marcella conclude un'azione corale portata avanti soprattutto da San Marco che ha deblato qualche giocatore del Bacio, ora deve rispondere, palla sulla destra, Cardinali. Lanzi come al solito in cabina di regia. Bravo Angioli. Prova a ribaltare l'azione Trevisani. Prova a fare tutto da solo, poi a allargare sulla mancina. Non si schiacciamo! Ancora per San Marco. Marcello, non si schiacciamo troppo. Lollo, occhio dietro da te. È così Lollo che giocano là, Subito. Cacciaglia per Morezzi che alza il pallone, la sventagliata del capitano sulla destra. È convinto, più convinto. Il tiro dalla distanza era arrivato alla conclusione Andrea Lanzi. Impreciso il destro del numero 8 che ha sparato altissimo rispetto alla porta di Merciaro. Come ho detto prima Marce, sta lontano Marce. Così insegue la sfera. Giochiamo calmi regà. Bravo Fede, con calma però. Senza fretta. Lanzi, palla sulla destra. Bravo Angiolè, bravo. Mostro. Bravo Anthony. Buon numero di Cardinali. Che poi serve il compagno sulla fascia. Toccato il numero 7. Allora calcio di punizione, Bacci Immobiliare col pallone che torna soltanto adesso dalle parti di Ripani, era uscito addirittura dal rettangolo di gioco.
comunque, occhio, Stiamo troppo scacciati, oh! Stiamo troppo! Guarda i compagni Morezzi, poi sceglie Cacciaglia, che lì accanto a lui adesso, vede, adesso subito! Morezzi, verticalizzazione, il colpo di tacco! Cardinali inventa il gol del pari con un colpo di tacco spaziale. Oh! Subito, domandaggiami subito, Venna! Subito su! Manu, pure te, siamo troppo in attesa! Subito! Portati su, compagni, porti su, non mette male, strillate! Siamo passivi, oh! In fase di non possesso, Fante a portare da solo noi. Lo abbiamo perso, dai. 10 minuti sono passati, 1-1 fra Ness e Bacci, tutto da rifare per la squadra di Benedetti dopo il colpo di tacco. Qui San Marco però manda a spasso Cacciaglia, rientra sul destro San Marco che ristabilisce subito il vantaggio, 2-1 Ness dopo Cardinali, risponde San Marco. Oh, regà! Se giriamo! Morezzi intanto dalla distanza. Regà, siamo passivi! Va a terra a bloccare il pallone. Stavamo per dire che tutto da rifare. Trilness, in realtà tutto da rifare. È per Bacci Immobiliare dopo il nuovo vantaggio targato San Marco, che con un altro slalom non ha soltanto propiziato questa volta la rete dei compagni, ma è andato proprio a firmarla qui. Placido rimedia una botta al volto, si rialza in silenzio a prendere il suo posto nello schieramento offensivo di Bacci. Marcella allarga sulla mancina, poi Trevisani dentro, San Marco, Ripani, gran palla Lollo, bravissimo. Bene, calmi, oh! Marcello, ma se più aggressivi in fase non possesso, subito, subito! Vedete che fa differenza la Marcello? Morezzi, sull'avversario! Cosimi! Preso da dietro, poi Pennacchia tenta di servire il compagno sulla corsa, esce Ripani che vede subito lo scatto di Daniele Placido, il controllo del numero 14, il tocco dell'avversario con la 10 che è San Marco, fin qui forse il migliore dei suoi in questo avvio. Oh, siamo fiacchi! Vieni qua. Tombesi salta al primo uomo, Tombesi, poi va da Punziani, dal numero del numero 18 che finisce a terra, calcio di rigore, subito la possibilità di riequilibrare il match, tante emozioni, tanti gol in questo avvio. Ora vedremo se il calcio di rigore che probabilmente andrà a tirare Mauro Morezzi finirà alle spalle di Merciaro. È Placido a presentarsi sul dischetto. Va Daniele Placido con il suo destro, Merciaro intuisce ma non arriva, 2-2. Dai, regà! Manu, è la passione, è quello che ti sto dicendo. L'hai visto, l'hai lasciato andare, non sei rientrato con la fame di ripiare il pallone? Domo, gioca così, ok Manu? Non è colpa tua, ti sto dicendo, è il modo come stiamo fermi, ok? Non essere più aggressivi, Manu. Più aggressivi, si fanno giocare la palla a me, andiamo in difficoltà di questa. Però vedi, se stanno fatto da solo a pressare, arriverà Manu. De Paulis, da Trevisani. Cosimi è scattato da solo, chiama palla, non lo vedono i compagni. Merciaro, poi sceglie di ricominciare. Palla sempre per De Paulis. Sulla mancina se ne va il Ness, viene strattonato Trevisani, cartellino giallo per Mauro Morezzi. Primo ammonito del match, il capitano del Bacci Immobiliare della squadra di casa. Fazzoletto c'ha Emo.
Andrò. Sì, grazie Pigi. Arriva, arriva. Trovate, trovate. Per ghiaccio, certo. Cagna, dai un po'. Ah, non li vediamo. Ho trovato? Sinistra, Mauro! Cammina, cammina! Oh, sono due, raga! Oh! Uno dietro, dale! Sono due! Attaccati! Ciao! Oh! La mancina non la tocca nessuno, ci arriva Ripani. Palla che finisce sul palo. Dentro Deva! Arriva! Dentro Deva! Palla nuovamente in quella zona del campo, buon break del bacio immobiliare, poi la riconquista fermi distanza impreciso di Marcello, ma tocca la riconquista al numero 9, poi Tommesi, fallo su di lui, abbastanza netto, non protesta il numero 11. Altro fallo di Tombesi, il secondo, una manciata di secondi, scusate il gioco di parole. Altro calcio di punizione, questa volta Cosimi sulla sfera, mettere dentro o calciare verso la porta difesa da Ripani. Al quindicesimo di gioco, 10 minuti alla fine di questo primo tempo. Parte Cosimi che scivola, calcia male. Allora Morezzi, finte di corpo di Morezzi, che poi non riesce a saltare il diretto avversario, che gli mette la palla in out. Palla sempre dalle parti di Ponziani, che ha già risolto in un'occasione, andando giù in occasione del calcio di rigore. Intanto Benedetti chiama un time out, quindi alla prossima palla fuori per la sua squadra, andremo un minuto in pausa. Cacciaglia per Tombesi, scambiano i due amici e compagni anche al di fuori della Lega Calcio 8. Cacciaglia per Lanzi. Sulla destra Morezzi si coordina al volo, Mauro Morezzi, uno dei suoi gol. Applaude anche la panchina del Ness, perché fa 3-2. La panchina pure nostra, la panchina loro. La ripresa l'ha presa bene, ha rovesciata. E dopo la grande rete di Mauro Morezzi, il time out come preannunciato, chiamato da Benedetti. 3-2 baci, situazione ribaltata rispetto all'avvio di gara, dove per due volte la squadra ospite si era ritrovata in vantaggio. Qui Morezzi scambia con Tombesi, il compagno di mille gare. Dai! Marcella, la Marcella! Palla sventagliata, Palmieri lascia scorrere, non la tocca infatti il numero 2. Va bene! Caponetti prova a approfittare dell'indecisione dei compagni. Ponziani vince il ripallo, poi va per vie centrali, a tu per tu con Merciaro, il miracolo del numero 1. Dai, oh! Dai! Salva il risultato Merciaro. La palla giocata al limite dell'area di rigore. In qualche modo la mantiene Trevisani, che rientra. Poi Cacciaglia all'indietro. Calmi, raga. Adesso. Sei in zona neutra, Matti, subito, adesso. Tombesi, profondo, sempre da Ponziani, che appoggia per il compagno. Altro miracolo di Merciaro, doppia parata. Palla che rimane lì, palla guanta numero 1.
Angelo! Angelo! Ti taglia sempre te che alle spalle, campana! Fanno il giro dietro, senza, Dani. Caponetti riesce ad andarsene col proprio destro, poi il tracciante alla destra nel palo di Merciaro. Per Ness, pesca San Marco. Bravo Antonio, bravo Antonio, non fa niente. Messa dentro in qualche modo Trevisani, l'arbitro non ha dubbi, c'è un altro calcio di rigore questa volta per il Ness. Marce, Angelo, te il culo sempre. Sei preso a guardare la partita, non sai due contro uno, tu quello che gioca da parte tua, tu segui quello, segui, ti taglia sempre dietro. Non ho capito. Te stringi lui, adesso lo dico io, ok? Adesso io dico qualcosa da stare più vicino a te, lasciami più basso. Sta fedendo! Quando difendiamo? Marcella per la doppietta personale col destro, spiazza Ripani 3-3 a 3 minuti dalla fine del primo tempo. No, basso basso, pronto a dargli la mano, perché adesso che ci fanno, mi portano Ugo fuori, cioè girano intorno a Ugo. Perché non stai mettendo il rigore? Senti, io! Ma che stiamo a giocare? Dai, già tutti due, signore. Se sta dentro la porta pure pure. A qualcuno che è cascato il rigore. A stoppate la fuori. Palla per Tombesi. Oh, dietro, bravo, a sinistra Marce. Bravo, qua, ora, qua, vieni qua, adesso. Tombesi, salta netto. Mangialo, è tuo. Puoi provare a andare, ne ha due addosso Tombesi. Torna al numero 11. Ma ti più convinto, deve rifare tutto, ricomincia da Cacciaglia, poi Ripani. Vieni qua Marce. Bravo, bravo Marce. Ancora Tombesi, un po' il regista basso della squadra di Dupachè. Ponziani gli portano via il pallone, poi va a recuperarlo, forse con un fallo. L'arbitro lascia proseguire. Marcella stoppa il pallone, l'ultimo a toccarlo è Tombesi. Palla al Ness. 11, ha messa fuori apposta? No. Grazie. Ma tira addosso. Sono sottato possesso. Ponziani che ha sportivo, ha messo lui. Tu per cazzo, ma l'avessi messa fuori a me. La giocavo io. Giocavi te sì, avessi giocato me. Facciamo pure io a festeggiare. Con tutto amico merciale. Era nostra, da. Vabbè, dai. Ancora Cardinali, dopo il colpo di tacco, altro buon numero questa volta. Fermo là. Fase di impostazione. Cacciaglia. Bravo. Verticalizzazione sbagliata. La prendono i frangiflutti del Ness che poi vanno sulla destra addirittura. Il tiro in porta di Palmieri nei confronti di Ripani, non si è lasciato sorprendere. Qui Cacciaglia gira intorno a Lanzi, poi Morezzi, autore forse del gol più bello del match, quello che aveva portato temporaneamente il Bacio Immobiliare in vantaggio per 3-2. Tombesi può avanzare, può prendere anche la mira del lancio, poi preferisce appoggiarsi da Cacciaglia. Vieni fuori Matti! Tombesi, profondo. Da Ponziani che prova ad andarsene.
che lui sul fondo non riesce poi a portare a casa il possesso. San Marco all'indietro. Va a recuperare il pallone che era in uscita. Cacciaglia. Poi Lanzi che vince un contrasto, un sombrero. Poi il tiro di sinistro impreciso. Non si può dire mai. Mai. Mio, mio, non si può dire. Non si può dire lascia. Ma mio è uguale. Attacca Penna! Destra per Cardinali che crossa dentro, questa volta non ci arriva nessuno. Con la maglia nera, solo maglie rosse che la mettono fuori. Vanno da San Marco che si appoggia al compagno. Pennacchia. Trevisani prova a sfondare sulla mancina. Cardinali lo blocca. Bella partita di Cardinali fin qui. Allarga con il destro dalla distanza, bravo, impalato Ripani, palla che sibila vicino al palo. Cardinali taglia il campo orizzontalmente per Cacciaglia, poi si appoggia a Lanzi. Tombesi, altra sventagliata, questa volta la prende Punziani, con tempo soltanto a sfiorarla l'arbitro, controlla l'orologio, dovremo essere intorno al 25esimo, vedremo se ci sarà la segnalazione prossima di qualche minuto di recupero. Rilancio di Merciaro, in qualche modo San Marco, poi non sfonda su Cacciaglia, si appoggia largo, palla dentro, non la tocca nessuno, duplice fischio dell'arbitro, arriva in questo momento, fine primo tempo, 3-3. Tra Bacio Immobiliare e Ness. Torniamo in cronaca per la ripresa fra Bacio Immobiliare e Ness Calcio 8. 3-3 fra le due squadre, una partita ben giocata da entrambe le formazioni. Qualche errore difensivo, due calci di rigore, un palo, una rovesciata. Insomma, le emozioni non sono mancate, anche tanta sportività in campo e fra le due panchine. Insomma, una bella partita da tutti i punti di vista, quella di questa sera del Ciriaci. Intanto prova Caponetti ad alimentare l'azione per il Baci, che con qualche rimpallo si mantiene lì al limite dell'area di rigore avversaria. Poi palla spazzata, Dupachie l'appoggia a Cardinali. Lanzi chiama il pallone a Cacciaglia. Lorenzo. Prende Moro. Tombesi prova ad andare dallo stesso Lanzi. Palla stoppata da San Marco prima di lui. Ponziani può coordinarsi. Decide invece di andare in area di rigore. Questa volta non segnalano il fallo gli arbitri. Esplode la panchina del Baci. Qualche urla di protesta, niente di più. Morezzi poi resiste a qualche contrasto, prova ad incrociare, poi invoca il fischio del direttore di gara che arriva. Mauro Morezzi conquista una buona mattonella per il calcio di punizione, per soprattutto il suo destro. È più dietro, nota dove ha fischiato, signore, il fallo è più dietro, qui ha calciato, il fallo è più dietro. Parte Morezzi, Merciaro in angolo. Andrea, chiamali Andrea. Occhio fuori, vieni fuori. Lallo. Ponziani col destro dentro, Merciaro coi pugni. Poi riesce ad agguantare la sfera, a far ripartire la propria squadra, depositando il pallone sui piedi di Marcella, che sceglie Trevisani. Guarda i compagni, il capitano del Messico.
Arriva, arriva! Poi per vie centrali, San Marco si gira dalla parte sbagliata perché c'è Caponetti addosso a lui. Trevisan. No, no! Meglio, no! Più dietro! Oh! La sventagliata del Nes, bene per Marcella che prova ad aggredire il pallone di ritorno per Ripani. Cardinali aveva colpito di testa verso il proprio portiere per appoggiarla fra le mani del proprio numero 1. È arrivata a destinazione la palla di Cardinali. Qui Tombesi va a fare tutto da solo, poi spara col sinistro, palla rimpallata in out con le mani. Tombesi per Lanza. Cardinali apre il piattone, serve il numero 7 che poi calcia addirittura in porta, forse anche troppo debolmente. Qui abbastanza ingenuamente San Marco va a colpire numero 9, Caponetti del Baci, altro calcio di punizione ancora più vicino rispetto al precedente e chissà che qualcun altro diverso da Mauro Morezzi questa volta possa calciare verso Merciano. Antonio, Antonio, entra intanto Valentini. Lallo, a cannone, Lallo! Tocca Lanzi per Tombesi, palla deviata, Lanzi rimane in possesso. Nessuna deviazione, rimessa di Merciaro, applausi per la barriera dalla panchina del Ness, con Benedetti che sorride al capitano della propria formazione, Trevisani, che si abbassa adesso per andare ad aiutare De Paolis. Questo pallone, proprio Trevisani prova a cavarsela su Lanzi e poi lo abbraccia. Paolis con la sventagliata, Marcella prova ad arrivarci, copertura di Cacciaglia, marcatura meglio su Marcella che non arriva sulla sfera. Lanzi appena avuto un battibecco con Trevisani, prima prova a sfondare Lanzi, adesso incrocia questo pallone al centro dell'area di rigore, ha provato ad arrivarci Morezzi, poi sempre Lanzi che è ovunque, va di testa ad appoggiare per riparare. Fermo qua, Marce, aspettalo, è anche a destra Marce, adesso da Tombesi. Si allarga Lanzi. Adesso Marze! Tombesi, attenzione al mancino del numero 11 che impegna Merciaro da lontano. Subito! Sempre Ponziani, sempre dalla destra su corner, palla corta per Morezzi che arriva soltanto alla fine. Altro tocco, altro angolo per Bacci Immobiliare. Palla larga, prova ad arrivare Cardinali, gliela sporca addirittura Lanzi. San Marco ne ha tre addosso, riesce in ogni caso a girare il pallone male perché lo recupera Morezzi che poi fa un bel numero in mezzo a due, subisce fallo, fa avanzare il baricentro della propria squadra che si era vista attaccata dagli avversari. Cardinali, settimo di gioco, sette come numero che porta sulla schiena, gliela porta via Trevisani però che poi affronta Lanzi che altrettanto rapidamente gliela porta via. Arriva il fischio dell'arbitro, fallo. Bravo sette, bravo sette, ma che bravo cazzo, palla lontano. Oh sì signore, dobbiamo guardarle però queste cose. No, lo lascio stare signore, bisogna guardarle queste cose.
partito da là, altra ammonizione, non capiamo se sia per Morezzi o Cardinali, probabilmente è per il numero 7, se Morezzi è già stato ammonito nel corso del primo tempo, l'arbitro non estrae alcun cartellino rosso, allora il capitano è andato a protestare invece del proprio numero 7, continua ad essere polemico con l'avversario. Oh, devi contare i passi, batte la punizione, 2 anni e mezzo. Nella distanza il calcio di punizione, Ripani senza problemi braccia la sfera. Gira lì, occhio a destra, raga, 3 a destra. Lollo, non c'è il bello, Lollo. Lollo, chiudo, chiudo tutto la lì, chiudo la lì. Morezzi si è abbassato, addirittura da ultimo dei propri uomini, per impostare con la precisione del proprio destro, cercando di mandare in porta i compagni, come nel caso di Cardinali, il suo colpo di tacco che è valso il 2-2 nel corso del primo tempo. Qui Merciaro con le mani, profondo sulla destra. Senza fallo Ponziani, secondo il direttore di gara, prova a ripartire Bacci. Ponziani guida l'avanzata dei suoi, poi calcia in porta. Caponetti recupera un pallone, deve evitare il ritorno di un avversario. Allora cede a Cardinali che va profondo dallo stesso Ponziani. Attenzione al numero 18, poi Caponetti è dentro l'area di rigore, prova a girarsi Tombesi. Pallone fuori, impreciso per il compagno, San Marco. Ciao Fede. Valentini se l'è cavata bene, palla largato sulla destra, pallone altissimo. Giochiamola Ugo! Alla fine 3-3 il risultato qui sul campo del Ciriaci, sul centrale del circolo di Via Valentica. Altro pallone messo dentro, Ponziani prova ad arrivare sbucando addirittura fuori dall'area di rigore, la stoppa benissimo San Marco, poi senza bisogno di ricorrere al tacco Ripani a terra. Questa è una bella parata del numero 9. Bravo, bravo Marcello! Oh! Oh! Ma fallo! Caponetti. Oh, però non c'è pallo di fischiarsi i palli. È fischiato per molto meno. Morezzi. Ha fischiato per molto meno. Scambiato la propria posizione con Tombesi. Qui Lanzi supera di slancio un avversario, poi cede a Morezzi. Cacciaglia. Lanzi. Cerca un passaggio libero, va per vie centrali per lo stop sbagliato di Tombesi, ma alimenta l'azione Morezzi. Prova a rientrare sul proprio destro Morezzi. Lanzi. Prova a scambiare con un compagno, Lanzi poi palla dentro, non arriva Caponetti a rimorchio, che poi contende il pallone all'avversario, il fallo del numero 9. Altro stop, questa volta di Cacciaglia. Lanzi. Ugo! Lanzi. Dalla distanza Lanzi ha un buon destro, non lo dimostra in questo caso. Time out chiamato probabilmente dalla panchina del NES. Noi andiamo in pausa. 13 minuti sul cronometro della ripresa.
Sempre 3-3 la situazione, perfetta parità fra Bacci e Nessa, una partita che abbiamo detto a cavallo fra primo e secondo tempo essere davvero molto divertente qui al Ciriaci. Secondo tempo sicuramente meno spettacolare del primo, ma a valere quanto detto per la prima frazione. Davvero una sfida equilibrata e ben giocata da entrambe le formazioni. Qui stop all'interno dell'area di rigore da parte di San Marco, che poi con le proprie finte prova a cavarsi la calcia in cuore. Giramose. Palla larga e alta rispetto ai legni difesi da Ripani. Finta di corpo di Tombesi. Da spasso qualche marcatore, poi costringe ad impegnarsi i cardinali. All'interno dell'area di rigore da Ponziani, che stoppa. Si gira il numero 18, almeno ci prova, riesce in questo momento ad allargare dall'altra parte, poi sotto porta Gianni Caponetti, Merciaro lo sovrasta con le mani. Bravo Fede! Bravo Fede! Uno dentro, uno dentro! Fare mano nostra, si è attaccato, dai! Giramose, giramose! Vieni, 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 vieni qua, vieni qua, vieni qua! Cardinali, torna da Lanzi. Anzi per Morezzi. Lanzi alza lo sguardo, poi Morezzi, palla che rimane danzante all'interno dell'area di rigore, Merciaro in qualche modo, poi va a terra Ponziani, l'arbitro lascia proseguire, episodio da rivedere, sicuramente da Modiola. Lo sai bene, fai il bravo, dai, lo sai bene, lo sai meglio di me. Se famo così, regà, aiutiamo, poi vi incassate. Andiamo, no. San Marco, le finte del numero 10, poi Trevisani. Giocano male per i compagni di ritorno. Qui finisce a terra un uomo su Lanzi. Ugo, Ugo. Ah, ci ha dato un carcione, no? Allora, sta a far bravo. Ha preso il carcione, no? E me si è buttato per terra, che fa? Rimane in piedi per il calcio. Ma dai, per favore. Far serio, sei giocatore vero, non ti attacca queste cose. Oh! Oh! No, sanno. Rimani, Matti! Lallo, lallo! Rimani, rimani! L'angolo del Ness dopo la gran parata di Ripani, la stoppa all'interno dell'area di rigore, la tirano addirittura fuori gli stessi uomini con la maglia rossa, poi Marcella riesce a vincere qualche contrasto, non quello decisivo perché corre Morezzi, ha già ribaltato il fronte il numero 10 che ora sfida un avversario, le finte di Morezzi, ne ha due addosso, riesce a far filtrare il pallone, poi lo tocca in qualche modo Ponziani, finisce alle spalle di Merciaro, 4-3. Dai, oh, dai, 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 oh, Angelo, Angelo, dai, dai, oh, Atti! Barmieri! Mauro! Sei! Mauro! Mauro! Manna Barmieri! Manna una zona a come? 11 nero! Occhio qua! No, regà! Ugo! 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 Ugo
Cominciamo, Arriva, Oh! Anche per non voglio essere rispettato, Cardinali vincono il contrasto agli uomini del Nesso che vanno a pizzicare un altro palo. Bravo Fede, giriamoci, pensiamo a giocare, chiacchierate meno. Cardinali sventaglia sulla mancina, la toccano dentro Merciaro. Subito, subito, dai Ugo, dai Ugo. Trevisani. Preso, preso. Io. Manda a spasso Caponetti. Poi Cardinali in out. Ci stiamo, dai. Angelo, parliamo di meno, giochiamo di più. Senza palo. Palla fuori, la stoppa. Ancora, va. Gira. Due destra, Righi. Altra conclusione. Dalla distanza, Ripani. Terra. Giriamoci. Ponziani stoppa per Morezzi, che però è preso troppo in mezzo dalla traiettoria, non arriva sulla sfera. Lanzi, buona finta col controllo, poi altrettanto buona la sventagliata per Tombesi, che va ancora a pizzicarsi col proprio marcatore. Marco, la spizza di testa Lanzi, Ripani può prenderla con le mani, servire lo stesso numero 8. Caponetti non stoppa. Ponziani e De Paolis però l'ultimo a toccare. Ma che posso fare? Ma io è normale, posso fare? Io voglio rispondere. Così non mi va bene. Quindi che devo fare? Dica le uguale. Però tu. Basta. Parli con i giocatori suoi. Non con me. Grazie. Signore. Dai. Veniamo qua, dai. Oh, ragazzi, dobbiamo vedere, Siete voi che ci vedete. Torniamo in cronaca dopo il time out chiamato da una delle due panchine, 3 minuti più eventuale ma sicuro recupero. Io ti porto rispetto, però tu non mi devi piacere. No. Siamo alla partita, ragazzi. Oh, tu mi devi portare rispetto però. Cardinali gioca col proprio compagno. Vieni! Stupido! Sari, qua, Marco, no, non Valentini. Da Merciaro. Ponziani addosso, riesce a liberarsi del pallone. Poi sempre Valentini, che ora qualche metro di respiro dal pressing di Bacci che nel secondo tempo è stato altissimo sugli avversari. De Paulis con un fallo. Caponetti, secondo il direttore di gara, Cardinali va a coprire la traiettoria fra la palla e la porta di Ripani. De Pa sul secondo, De Pa! Marcella, già impegnato Ripani nel corso di questa ripresa, ha segnato anche il gol dell'1-0. Parte proprio Marcella con un tiro a giro intercettato all'interno dell'area di rigore da Cacciaglia.
palla per il numero 3 De Paulis. Ripani. Meno di due minuti alla fine, salvo recupero. Palla ancora messa dentro. Non arriva. Infatti maglietta in faccia per Caponetti. Tre minuti di recupero segnalati in questo momento dal direttore di gara. Dunque partiranno proprio da ora. Morezzi, forse un fallo su di lui. Ponziani tocca il pallone. Forse no, ma l'arbitro aveva già fermato il gioco per il calcio di punizione in favore della squadra di casa in maglia nera. 3-2. Guarda me. Quanto è? Quanto dobbiamo avere? 35 minuti. Mezzo passo. Signore. Mezzo passo a sinistra. Parte col destro Morezzi. Vieni, vieni di qua. Palla destra. Calmo, calmo. Giocamola, giocamola, Ugo. Trevisani sbaglia il tocco, c'è Morezzi che recupera anche questo tocco di Trevisani, poi riesce a resistere a una carica. Forse guarda, se sei nervosito come la sappia con loro, dai. Siamo abbastanza. Grazie. Mauro, via a giocarlo, va. Lanzi. Ponziani prova a prolungare la traiettoria, non la prendono i suoi compagni, la prende anzi uno del Ness e palla rilanciata in avanti che arriva dalle parti di San Marco, alimenta l'azione Marcella. San Marco, soltanto un gol di vantaggio per Bacio Immobiliare. Guarda che ha fatto prima, ma state zitto, no? Ma che bolle, ma che bolle, che gioco che rompe il cazzo, ma che bolle, Morezzi colpito. E altro fallo, si sta giocando pochissimo in questo recupero e forse è quello che vuole Bacci. Teniamo la mano! Ma perché la teniamo la mano, bro! Ugo! L'hai rincorso apposta per dargli il calcio, ma ancora parti? L'hai rincorso al primo tempo per dargli il calcio, ancora parti? O vai stassito? O vai stassito? Posso farlo stassito? Palla per Morezzi sul triplice fischio del direttore di gara che spedisce le squadre negli spogliatoi con risultato di 4-3 per la squadra di casa che Bacio Immobiliare. Lui è il certo.